Buongiorno a tutti gli azionisti. Un'azienda all'avanguardia, sempre più efficiente e sempre più attenta alle esigenze dei cittadini, che sono sempre più consapevoli dell'ambiente e dei loro diritti, e l'hanno detto chiaramente, in una logica moderna di sviluppo nella quale l'innovazione tecnologica rappresenti lo strumento per andare incontro a clienti e imprese e conquistarne nuovi. Sindaco, perdoni se la interrompo. Vi faccio presente che da regolamento le registrazioni devono essere dichiarate alla presenza prima dell'intervento e questo disturba anche chi interviene. Quindi vi pregherei, da regolamento, di dichiarare se state registrando, di ottenerne. La necessaria autorizzazione della Presidenza. Quindi vi pregherei di astenervi, a meno che non chiediate l'autorizzazione e la otteniate. Questo anche per rispetto del sindaco che sta parlando. Grazie. Scusi. È È un piacere. Acea cambia per migliorare ancora. È questa l'azienda che l'amministrazione di Roma Capitale ha già disegnato per il futuro. Si tratta di un percorso molto ambizioso, ma concretamente realizzabile, che punta a far divenire Acea un esempio virtuoso a livello europeo di crescita sostenibile ed inclusiva nell'erogazione dei servizi pubblici. Investiremo fortemente in ricerca e sviluppo, perché l'obiettivo è dotare l'azienda ed il territorio di una moderna rete infrastrutturale e di un'impiantistica all'avanguardia relativamente al ciclo integrato delle acque, alla distribuzione di energia e al trattamento industriale dei rifiuti. In particolare, relativamente a questo ultimo settore, faccio riferimento al superamento delle forme tradizionali di smaltimento dei materiali post-consumo mediante combustione. Si tratta di una tecnologia obsoleta che non va incontro alle esigenze dei consumatori sempre più sensibili alle tematiche ambientali. Il quadro di riferimento è quello normativo europeo che indica l'incenerimento come ultimo e non raccomandato strumento di smaltimento. La tutela della salute dei cittadini sarà uno dei valori prioritari di Acea e gradualmente l'innovazione implementerà questo settore. Quanto all'acqua, sottolineo che si tratta di una risorsa pubblica, sempre più preziosa ed in quanto tale va salvaguardata. Non a caso, nello Statuto di Roma Capitale stiamo riconoscendo il diritto all'acqua. I cittadini devono tornare ad essere il punto di riferimento di Acea. Attraverso Roma Capitale sono membri a pieno titolo del Consiglio di amministrazione e vanno ascoltati. Mi riferisco alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011 e alla tutela delle fasce più deboli. Dobbiamo garantire questo diritto sempre come obiettivo strategico prioritario. L'innovazione non può prescindere dalla limitazione degli sprechi, dalla valorizzazione del recupero delle acque e dal loro riuso. Ribadisco come la proprietà dell'infrastruttura non deve pregiudicare la pubblicità delle risorse idriche, che era e a maggior ragione per effetto del referendum deve essere accessibile a tutti e non può sottostare esclusivamente a logiche di mercato o speculative. Non si tratta di una riflessione meramente ideologica. L'attenzione alla salute pubblica, alla salvaguardia del territorio e all'ambiente e ai diritti sono leve concorrenziali che ormai rappresentano un valore aggiunto ed un vantaggio competitivo sui mercati nei quali Acea deve essere un leader. È un cambio di orizzonte che fa riferimento ad esperienze altamente remunerative già presenti sui mercati internazionali. Innovare è indispensabile per crescere. Dobbiamo avere il coraggio e l'intelligenza di farlo. L'innovazione è un volano per il territorio e per gli interessi dei clienti di Acea e dei suoi azionisti. L'azienda certamente ne beneficerà nel medio e lungo periodo, consegnandogli una leadership nel settore. I tempi sono ormai maturi. Stiamo dando vita a una rivoluzione positiva, che in una visione attenta alle richieste degli utenti e alle dinamiche di sviluppo ecosostenibile, punta anche sulla valorizzazione delle risorse professionali interne.
Il coinvolgimento dei dipendenti del gruppo è una delle chiavi di successo. Know-how e competenze sono un punto di forza dal quale ripartire. Ereditiamo una vasta esperienza in campo tecnologico e organizzativo di cui faremo tesoro e che valorizzeremo. Da poco è cambiato anche il logo aziendale. Si tratta di un'operazione di marketing che completeremo attraverso la creazione di una brand identity, partendo proprio dall'interno di Acea. Non si tratta soltanto di un restyling dell'immagine, ma della nuova percezione che avrà Acea. Un'azienda all'avanguardia, più verde, dinamica e vicina agli interessi complessi dei suoi utenti, i cittadini. Ma per farlo, dobbiamo essere noi i primi ad esserne convinti. E noi lo siamo. In quest'ottica assume rilevanza il senso di appartenenza aziendale. La percezione del cambiamento deve partire all'interno dell'azienda e il coinvolgimento di tutti, dai dipendenti agli azionisti, è essenziale. Questo sistema valoriale, rinnovato per quanto attiene l'attenzione all'innovazione, alla ricerca e all'ambiente, si riverserà nel tempo ed in modo del tutto automatico anche tra appaltatori, fornitori e consulenti. L'obiettivo finale è sviluppare Acea in una logica di servizio per i cittadini e per le imprese. Una nuova strategia commerciale deve rinnovare il rapporto con cittadini e utenti, facendo recuperare credibilità alla nostra azienda, laddove è stata messa in discussione. Proseguiamo sul piano dell'innovazione informatica, senza dubbio, in modo da avere un rapporto più diretto con gli utenti per quanto riguarda bollette e distacchi. Ma usiamo i mezzi informatici in modo intelligente per ritrovare il senso di appartenenza e servizio che i dipendenti chiedono da tempo. Acea è, per eccellenza, l'azienda dei romani e si rivolge a cittadini e imprese. Per questo Roma Capitale, nel suo ruolo di azionista di maggioranza assoluta, intende valorizzarne il rapporto con il territorio nel giusto rispetto delle regole relative ad una società quotata in borsa e in un rapporto virtuoso con gli azionisti. Il cammino è lungo ma entusiasmante. Siamo certi che l'innovazione, l'attenzione all'ambiente, lo spirito di servizio, la cura dei cittadini e delle imprese siano i pilastri per il rilancio del gruppo Acea quale leader nazionale nei settori di riferimento, puntando all'eccellenza industriale nell'erogazione dei servizi pubblici e nella generazione di valore. Aspettavamo da tempo questo momento. Saluto il CDA uscente e auguro buon lavoro al nuovo Consiglio di amministrazione, che ha il compito di produrre innovazione e servizi di qualità a vantaggio di tutti i cittadini. Grazie. Grazie al Sindaco di Roma. Chiederei a Franco Angeletti di accomodarsi